Ciao fanciulle, bentornate sul canale. Allora, oggi finalmente sono qui per girare un nuovo video, non vedevo l'ora, perché ho passato, si può dire, in tutto 2 settimane dove sono stata male e malissimo. La prima settimana ho avuto un raffreddore fortissimo, di quelli dove non riesci più a capire niente, il tuo scopo durante la giornata è solo quello di soffiarti il naso, cosa che io odio terribilmente. E poi la settimana dopo, passato improvvisamente questo raffreddore, mi è venuta la febbre, roba da stare a letto. Mal di gola, non riuscivo più neanche a mandare giù a parlare, insomma, uno schifo. Però per fortuna adesso mi sto riprendendo, infatti ho anche ricominciato ad andare a lavorare e finalmente posso ridarmi da fare, a caricare e a girare un sacco di video qui sul canale perché ho già tantissime idee e tantissimi video in mente. Allora, oggi non potevo non registrare assolutamente il video sui preferiti del mese di febbraio, perché ormai siamo al 22 di marzo, sono in ritardissimo e quindi oggi vi parlo dei miei prodotti preferiti che ho utilizzato il mese scorso, quindi appunto nel mese di febbraio. Comincio subito con un trist di prodotti che avevo tenuto chiuso lì nell'armadio per un sacco di tempo, aspettando di terminarne altri e ignorando quanto potessero essere fantastici. Sto parlando di 3 prodotti di Liz Earle che avevo acquistato tempo fa su QVC e sono il cleanser per il viso che è veramente fantastico. Ha questa profumazione di oli essenziali, di rosmarino, di camomilla, quindi ha questo profumo diciamo abbastanza fresco ma molto lenitivo, molto delicato. E la cosa che mi piace è che è in mousse, quindi non è il classico detergente magari liquido e che fa schiuma ed è veramente molto delicato sulla pelle. L'altro prodotto che sto utilizzando tanto è il tonico viso, questo invece è il classico tonico liquido che sbattete e applicate con un dischetto di cotone. E poi c'è anche il contorno occhi, facevano tutti parte dello stesso kit. Mi pare ci sia anche una maschera viso da qualche parte che però non ho ancora cominciato ad utilizzare, quindi di quella non vi so dire assolutamente nulla, ma di questi 3 prodotti invece me ne sono innamorata follemente e tra l'altro ho sentito che questo marchio Liz Earle su QVC non è più disponibile, quindi una volta terminati mi dovrò mettere alla ricerca di qualche sito o comunque qualche altro negozio che li rivenda. Se voi sapete dove poter acquistare questi prodotti, fatemelo sapere, scrivetemelo nei commenti perché sono veramente molto validi e quindi mi piacerebbe poterli riutilizzare. Rimanendo in tema di creme, prodotti per il corpo, per la cosmesi, una crema fantastica che io amo tantissimo è la crema per il corpo dell'erbolario al gelsomino indiano è una delle ultimissime, scusatemi, profumazioni che l'erbolario ha ideato e è qualcosa di spettacolare. Io ho sempre amato il profumo dei gelsomini, ho sempre amato anche le piante di gelsomini durante l'estate, le metto anche sul terrazzo. Mi piace veramente tanto come profumazione perché è un profumo dolce, ma non è dolce come può essere la vaniglia, che magari a volte è troppo pesante e stucchevole. Questa profumazione è veramente fantastica e poi devo dire che anche la confezione è molto carina, anche se vabbè, non ce ne facciamo nulla della confezione, però se magari volete fare un regalo a qualche amica, a qualche conoscente, a qualche ragazza, sappiate che anche la scatolina è carina perché c'è all'interno la sua bustina fatta così in raso e la confezione è tutta rosa, ha questo packaging molto carino, molto essenziale, però molto molto carino. Rimanendo in tema di cosmesi, un prodotto che mi è piaciuto tanto è più che altro un accessorio più che un prodotto ed è la testina del Clarisonic, che adesso io ho qui la scatolina, ed è la testina per la pelle delicata o per la pelle secca. Io ne ho provate tante, mi sa che le ho sempre cambiate, ne avrò provate 4-5 fino ad adesso. Avevo provato anche quell'effetto cashmere, quella con le setole molto lunghe, molto morbide, però nonostante fosse decantata come forse la migliore setola del Clarisonic, non mi sono trovata assolutamente bene, mentre penso di aver trovato proprio la mia spazzolina, la mia testina ideale del Clarisonic in questa, che è appunto quella per la pelle fragile o delicata, perché non aggredisce troppo, a differenza della testina standard che mi sa si trovi già all'interno del Clarisonic, non aggredisce troppo la pelle, non me la fa diventare rossa, con alcune testine mi diventava la pelle troppo rossa.
grossa, quindi non andava assolutamente bene. Questa invece è delicata, va ad esfoliare, comunque va a fare la sua azione in maniera delicata senza farmi diventare la pelle troppo rossa e quindi ancora più sensibile. Passando alla sezione make-up, invece, ho tre prodotti da farvi vedere. Il primo è il Touche Éclat di Yves Saint Laurent, che ormai è famosissimo, lo conosciamo tutte quante, è il correttore illuminante di Yves Saint Laurent. Io ho preso la colorazione numero 2, mi piace perché è il colore giusto per la mia pelle, illumina tantissimo, io lo utilizzo soprattutto qua sotto, sotto il contorno occhi, qui sul ponte del naso, oppure qui al centro della fronte. È un prodotto che lo trovo veramente valido per quello che costa, per fortuna, perché illumina bene, si sfuma assolutamente bene e insomma mi piace. Avevo provato in passato anche una versione più economica della Kiko, non era male anche quella, però era un po' troppo pastosa. Invece questa è della giusta consistenza ed illumina veramente tanto. Altro prodotto super mega preferito, ormai penso di avervene parlato fino allo sfinimento, ho fatto anche un post sulla mia pagina Facebook se volete andare a vedere. E lo trovate anche lì, è questo Jumbo Eyeliner della Rimmel London, lo Scandalize, ed è quello che ha l'applicatore con questa punta molto grossa. Io devo dire la verità, con gli eyeliner ci litigo spesso, nonostante sia da tanto tempo ormai che li utilizzo, che faccio la riga d'eyeliner, fino a un po' di tempo fa non la facevo quasi mai perché sapevo che non mi veniva bene, non ero in grado di gestire bene il prodotto e quindi non lo utilizzavo. Invece, da un certo punto in poi ho deciso che cavolo, io la riga di eyeliner devo saperla fare e quindi ho preso sempre più dimestichezza con i vari tipi di formulazioni, che fosse l'eyeliner in gel, che fosse l'eyeliner in penna, e devo dire che con questo ho quasi risolto tutti i miei problemi perché riesco ad applicarlo in maniera impeccabile, fa un bellissimo effetto. È un nero matte, non è quel nero lucido effetto vinilico. Se vi piace l'eyeliner appunto lucido, questo qui assolutamente non fa per voi, però io mi ci trovo bene, mi piace matte e soprattutto è molto facile sia da impugnare ma anche ad applicare sull'occhio. Penultimo prodotto make-up, perché come al solito quando penso di essere arrivata alla fine mi rendo conto che invece c'è ancora uno o due prodottini da mostrarvi. Con questo sarò breve perché ve ne ho già parlato in altri video e l'avete già visto nei preferiti dei mesi scorsi. È questo SOS Imperfection di Wycon ed è appunto un correttore anche lui, ma serve più che altro per coprire, per mascherare le imperfezioni, soprattutto i rossori. All'interno contiene anche estratto di tea tree, quindi secca i brufoli in maniera abbastanza veloce. Io lo utilizzo anche quando ho proprio dei brufoli belli grossi che non riesco a nasconderli con niente. Ne metto una puntina sul brufolo anche la sera prima di andare a dormire, così durante la notte continua ad agire e mi secca molto più velocemente il brufolo, quindi ha una duplice azione, è sia correttivo, quindi estetico, ma anche curativo, perché all'interno ha questa formula che consente di far seccare più velocemente i nostri amici brufoli. E l'ultimo prodotto preferito è un accessorio, anche questo, ed è la Beauty Blender. Da quando l'ho acquistata e da quando la sto utilizzando, sto vedendo veramente la differenza tra l'applicare il fondotinta con il classico pennello o magari con altre spugnette che avevo e applicarlo invece con questa. Mi ci trovo bene, è fantastica. Non avrei mai pensato che una semplice spugnetta potesse fare tanto la differenza. Quando ne sentivo parlare strabene dalle altre ragazze, da altri youtuber, dicevo vabbè, capirai, è una spugnetta come tante, ce ne sono tante per applicare il fondotinta, perché mai dovrei comprare proprio quella che costa anche un pochettino di più. E vi assicuro che una volta che la provate vedete la differenza, se la sapete usare bene, quindi sempre bagnata, ben strizzata. Vi assicuro che la stesura del fondotinta e anche la resa finale del prodotto sono differenti, non c'è paragone secondo me ad applicare il fondotinta con altre spugnette, con il pennello, con le mani. Con la Beauty Blender è veramente fantastico. Bene ragazze, questi erano i miei prodotti preferiti per quanto riguarda il mese di febbraio. Ovviamente adesso siamo nel mese di marzo, ne sto già testando di nuovi, ne ho già acquistati di nuovi, magari li vedrete anche all'opera in qualche video tutorial che sto già pensando di realizzare o che ho già realizzato. Ve ne parlerò ovviamente il mese prossimo, quindi con questa rubrica sui prodotti preferiti ci vediamo il mese prossimo. Se il video vi è piaciuto, spolliciate, io vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!